Beh, una grande soddisfazione con un'elezione che speriamo sia l'ultima fatta così, perché il voto deve tornare ai cittadini e non solo ai consiglieri comunali e ai sindaci. E le province purtroppo sono state spogliate di finanziamenti, di possibilità, ma non di funzioni, quindi hanno responsabilità con pochi soldi. Noi speriamo quindi che innanzitutto si torni a votare come è giusto che si voti, e cioè che votino i cittadini, tutti i cittadini. Nel frattempo siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto perché per la prima volta da quando si vota così, si vota con elezioni di secondo livello per intenderci, Forza Italia è primo partito del centrodestra. In maniera netta, tra l'altro, abbiamo due consiglieri, l'altra volta una sola, due sono un solo consigliere, questa volta due consiglieri, quindi estremamente soddisfatti perché, tra l'altro, tutti i candidati hanno avuto voti, insomma, è stata veramente una bella soddisfazione di squadra e un merito che va soprattutto anche a chi ha coordinato tutto questo, cioè il coordinatore provinciale, onorevole Fasano, e noi abbiamo fatto la nostra parte e sono contento del risultato. Ora i prossimi obiettivi sono le amministrative e le europee. Come si muoverà Forza Italia anche all'interno della coalizione di centrodestra? Perché è di fronte a un bivio. A livello locale, territoriale, alleato con la Lega, a livello centrale, nazionale, in opposizione alla Lega. Il governo è nato anche con il via libera di Silvio Berlusconi alla Lega, poi le cose vanno diversamente, perché questo governo ha dimenticato il Sud e in materia economica la Lega asseconda pedissequamente i 5 Stelle con provvedimenti che riteniamo mortificanti per il mezzogiorno, ma per tutti che abbiano l'esigenza di un lavoro, perché il reddito di cittadinanza sicuramente non è una risposta dignitosa, pur capendo che bisogna, pur sapendo e capendo che bisogna sostenere chi è rimasto indietro e chi è rimasto molto indietro, ma non è, la soluzione non è sicuramente il reddito di cittadinanza. Poi ci sono altre cose in corso sulle quali la Lega è silente a livello nazionale, come la proposta di legge che ora stiamo discutendo alla Camera per l'eliminazione del quorum per i referendum propositivi e abrogativi, il che è una vera follia, significa che qualsiasi lobby si mette insieme, propone un referendum per una legge per l'abolizione di qualsiasi cosa o per l'introduzione, però siccome si tratta di riforme costituzionali, confidiamo che alla fine i 5 Stelle non abbiano i numeri. Un altro aspetto, la prima volta la Lega, c'è una forza alla Lega che entra in provincia di Salerno, come la vede questa cosa? Una novità storica, eh? Una novità storica, c'è questa, a me non preoccupa il riciclo di classe dirigente, tra l'altro anche insomma, su queste cose insomma, bisognerebbe pure un giorno o l'altro bisogna pure fare chiarezza, perché quando un consigliere comunale, come è accaduto a Pontegagnano, eletto, si dimette dopo pochi mesi per far subentrare un altro consigliere che è un ex sindaco, Ernesto sì. che non è stato nemmeno eletto, poi Ernesto sì, è stato eletto in consiglio provinciale. Auguri, vuol dire, ma noi siamo Forza Italia e siamo il primo partito, quindi prima mi domandavi a livello di alleanze locali, io dico che l'unità del centrodestra è un valore dal quale bisogna partire, è il presupposto. Quindi io spero che si trovino le condizioni per trovare l'unità in tutte le amministrazioni, in tutti i comuni dove si vota, soprattutto in quelli superiori ai 15.000 abitanti, dove sono presenti poi le forze politiche con i propri rappresentanti, i propri simboli.